Ad Albanella viene inaugurata la sede della Protezione Civile, già attiva sul territorio dal 2009, ma ancora senza una vera e propria sede fisica. Ne parliamo con il presidente Andrea Durante. Viene inaugurata questa sera questa sede della Protezione Civile denominata Alba Soccorso, ma il momento più saliente proprio dell'inaugurazione è quello di dedicarlo al nostro volontario, nonché il grande Giovanni, che non è più tra noi. Già a ricordarlo mi emoziono sempre perché Giovanni era un grande, come ho detto già prima, e va dedicata a lui specialmente questa sede perché voleva questa sede per Albanella, lottava sempre per volere questa sede della Protezione Civile dell'Albanella. E ritorno a ripetere, essere anche ripetitivo, ma Giovanni era un grande, soprattutto con la sua semplicità. Ricordare il suo sorriso perché vedo la sua fotografia proprio dall'altro lato e con immenso piacere che mi trovo qui stasera all'inaugurazione proprio per Giovanni. Ed è con noi anche il vicepresidente Umberto Via. Vicepresidente, qual è il vostro impegno sul territorio e quanti sono i volontari che fanno parte della vostra associazione? Il nostro impegno sul territorio è quello di aiutare le persone disabili, oltretutto al di fuori di quello che fa la protezione civile in sé per sé, calamità naturali e tutto, di aiutare le persone disabili nel futuro di fare un tiro soccorso per le persone anziane e il resto. E poi come persone fisiche che fanno parte della protezione civile siamo 15 per ora. Poi ci sono altre persone che si vogliono iscrivere e nel futuro penso che Saremo di più. saremo di più. L'inaugurazione di questa sera è anche un passo avanti per la vostra associazione, anche per facilitare il vostro impegno sul territorio. Certo. Il nostro potenziamento è quello il nostro obiettivo principale, quello di poterlo attrezzare con mezzi polivalenti, mezzi di soccorso e quant'altro. Speriamo che questo venga al più presto possibile perché l'esigenza sul territorio ci sta e quindi necessita questo aiuto anche da parte del livello delle istituzioni, che mi auguro che venga. Presidente del Consiglio Comunale di Albanella, Valeria Mazzarella, cosa significa per Albanella avere questa sede operativa della Protezione Civile? Questa sede rappresenta un traguardo importante per i ragazzi della Protezione Civile e il loro lavoro ha trovato gratificazione soprattutto perché ci mettono davvero impegno e credono nella loro attività di protezione civile. Sono davvero contenta che in sinergia con il parroco e l'amministrazione si è riusciti a trovare la disponibilità di uno spazio che desse merito alla loro attività sul territorio. Tra l'altro il comune di Albanella ha avuto già modo di collaborare con la Protezione Civile. Sì, in merito devo esprimere la personale gratitudine in quanto consigliere delegato agli eventi e alle manifestazioni sul territorio e devo ringraziare proprio lo staff della Protezione Civile, in particolare il presidente Andrea Durante che è riuscito sempre a mettere in sinergia lo staff della Protezione Civile e garantire in supporto all'unità vigili urbane del territorio di Albanella un servizio impeccabile. Impeccabile perché anche in periodi di grande difficoltà come d'estate, dove la mole di persone da gestire e coordinare non era poco e soprattutto insomma i tratti stradali che interessavano i luoghi delle manifestazioni vedevano delle pertinenze anche provinciali, quindi con una certa mole di traffico, sono riusciti a garantire un ottimo servizio, oltre ad essere delle unità sempre presenti e attive sul territorio.